tutti presenti per questa 25esima giornata mondiale della poesia, che è organizzata appunto da 25 anni dall'associazione 2 ottobre, il cui presidente lo presento è mio padre, Domenico Sibide Burgis. E ringrazio anche l'associazione culturale Fondamente che ci ospita in questa sede che si chiama Casa dei Mori e che vuole essere aperta alle persone che abbiano un programma, un qualcosa da dire anche rispetto sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista sociale. Quindi questo spazio è stato preso in gestione da noi, siamo un gruppo appunto che si chiama Fondamente e fra un po' dovrebbe arrivare il suo presidente, il suo ideatore che è Gian Pietro Pizzo, a cui presenterò sempre i convenuti. E cederei la parola a mio padre per l'introduzione di questa 25esima giornata mondiale della poesia che è dedicata quest'anno al popolo dei nativi americani, alla poesia del popolo dei nativi americani, degli indiani d'America. E dopo seguiranno delle letture fatte da Giulio Coniglio in America, di un esploratore che Silvio Zavatti, e conseguentemente la signora Renata Canzone della Pioggia Carnegini ci condurrà attraverso la lettura della preghiera della bellezza degli indiani Navaco a comprendere la possibile bellezza che c'è dentro di noi. Per cui io cedo la parola a mio papà. Ringrazio a mio figlio Camillo, perché la poesia in uno stagno non è sentita veramente come dovrebbe essere sentita da ogni persona, da ogni vivente. Perciò io non mi tratterò troppo a lungo nel cercare di esprimere certe idee e cercherò di leggervi quel poco che sono riuscito a scrivere. La gente in genere crede che la poesia sia una sdolcinatura, superficiale criterio umano letterario. Penso che la poesia sia il senso del linguaggio universale che conduce alla consapevolezza umana nella sua espressione più originale e primitiva, aggiungo, dell'esistere, del contemplare, del rendersi conto di una propria esistenza distinguendolo da ogni altra vivenza più o meno consapevole del proprio esistere in questo mondo. Perciò insisto in questo senso della verità esistenziale umana. Non battezzo come antropologia culturale, non mi aggrego a culture più o meno distinte, ma insisto nel dire che la poesia nel suo essere sia principale espressione del linguaggio primario e assoluta prerogativa della razza umana rappresentata da donne e uomini che istintivamente producono espressioni di vita, prodotto umano di ogni scienza o filosofia, eccetera, eccetera, eccetera. Silvio Zavatti, profondo e intuitivo conoscitore, ne raccoglieva prove in ogni dove le potesse trovare. Quindi chiamerei in causa antropologia culturale, ma non vorrei sporcare una naturale origine o principio intuitivo insito nella poesia. Non voglio perdermi a congetturare propositi originali di attuale poesia in America, credo che presentare questa poesia da parte di Poesia d'Ottobre sia come si effettua ogni anno la poesia di ogni tempo e luogo, come nel tema di Poesia d'Ottobre. Sulla possibilità umana, quella di quest'anno che cerca di portare ad esempio una poesia vera ma sconosciuta, come quella degli indiani d'America, così come presentata dal grande Silvio Zavatti, sia un dovere umano di umanità, soprattutto nell'essenza di verità o conoscenza umana. Grazie a Silvio. Ecco, vorrei dire soltanto intuire lo spirito della poesia, quindi che è per la conoscenza dei limiti individuali che l'esistenza umana esprime, che può, va bene, queste sono parole che francamente preferisco dire, lascio a voi effettuare ogni commento e attenzione a quella che può essere la poesia degli indiani d'America. Sì, volevo anche dire che questa 25esima giornata mondiale della poesia ha l'adesione del già per la 25esima volta
all'adesione del Presidente della Repubblica Italiana, che ha concesso all'Associazione 2 Ottobre una medaglia per quanto riguarda questa attività qua. E anche vorrei aggiungere che se vuoi, ti do una medaglia al Presidente della Repubblica. No, me la devi dare a me. Prendi, lo devi dare a me e all'associazione d'ottobre. Grazie. Sì, certamente. Sì. Onora tutta. E volevo anche dire giornata, che mio papà non l'ha detto, che questa giornata mondiale della poesia si svolge in concomitanza anche in due altri posti che sono organizzati dalle associazioni sorelle dell'associazione Poesia 2 Ottobre, una a Parigi e una Guardia Alfiera in Molise. Sì, bravo che mi ero dimenticato, io ho centrato tutto questo. La passo a voi. Sì. Forse anche c'è da dire che l'associazione sorella di Poesia 2 Ottobre a Parigi con la dottoressa Giulia Pogliolo Bruno è nata in concomitanza la giornata dedicata agli Inuit al Museo Centro Polare Artico di Fermo, che è stata istituita in onore a questo personaggio, indicato tra l'altro da David Turcato, che è stato Silvio Zavatti, è stato veramente un personaggio notevole. Con questo è un'occasione anche per ricordare Peppi Turcato, amico della poesia. Il libro c'è, di Silvio Zavatti, appunto, la raccolta di quei libri dei canti indiani. Chi ce l'ha il canto indiano? Newton Compton, editore. Se volevi dire qualche parola in più sugli indiani d'America, sul loro modo. Forse è meglio sentire le poesie loro, così fare commento su queste poesie che forse porteranno qualche spunto in più. E a Renata che ci è vissuta assieme, Renata che ci è vissuta assieme. Bene che ne parli lei. Io direi di fare così. Sarei con qualche poesia. Poi facciamo. Parliamo uno alla volta e la parola a Giulio che deve leggere le poesie, scusate. Io adesso leggo qualche poesia, poi facciamo parlare la Renata e dopo leggiamo qualche altra poesia. Va bene. Giusto per non dare. Faccio una premessa velocissima. Questi sono campi degli indiani d'America. Io ho letto la prefazione, cosa che non faccio di solito quando leggo un libro, perché voglio avere le sorprese, voglio crearmele da sé. Però l'ho letta perché non capivo cosa voleva dire questa parola canti. In realtà non sono delle poesie cantate, cioè dei testi cantati, ma sono dei recitativi, che però vengono accompagnati dalla musica, di strumenti musicali. Loro mettono, penso che ci sia una preponderanza di tamburi, indubbiamente, e oltretutto da balli. Allora il senso, adesso ne leggerò due o tre, qui non è una poesia, cioè non c'è una ricerca di nessun genere, sono dei pensieri che vengono probabilmente dalla vita, forse noi li potremmo anche chiamare canti popolari, solo che loro, anche se si definivano molti di loro popolo, comunque in realtà sono canti della tribù, però non tribali dal punto di vista negativo che viene purtroppo, tribali nel senso della vita all'interno della tribù umana, e delle relazioni con le altre tribù vicine e amiche. Ecco. Quindi leggo, ho preso qualche indiano, l'ho messo a qualche parte. Anche noi capitani purtroppo abbiamo bisogno di occhiali. No, ma con questo vede bene. Allora, naturalmente ci sono delle. Questo fa parte dei canti d'amore, lo dico perché ci sono altre definizioni, e quindi questo è un canto d'amore. È una poesia, leggo io qui, degli indiani Aida. Gli indiani Aida personalmente li ho visti all'opera dal punto di vista dei manufatti,
li abbiamo visti con Vito al Museo di Storia Naturale di New York, e da quello che io ho potuto sapere sono la tribù, l'etnia indiana americana più brava nel creare manufatti di ogni genere, artigianali, dei disegni, un artigianato di altissimo livello. È bella questa donna come il fiore montano, ma è fredda, fredda come il banco di neve oltre il quale fiorisce. Canto dell'orso, sempre degli indiani. Ho preso una donna molto bella per mia moglie, l'ho presa dai suoi amici. Spero che non verranno i suoi parenti a strapparla da me. Sarò cortese con lei, fragole, fragole le porterò dalla collina e radici dal terreno. Farò tutto ciò che le piacerà. Per lei ho composto questo inno e lo canto. Scusate, vado fuori un attimo perché... Non possiamo fare niente contro i rumori del campo. Questi invece della tribù dei Papago, la voce del messaggero. Quando comincia il giorno, il sole si alza. Quando comincia il giorno, il sole si alza. Allora la voce dell'araldo suona dolce, sembra chiamarmi. Canto di uno spirito apascio. Fumiamo insieme. Ciò che facesti fu cattivo. Ciò che facesti fu cattivo. Ma ora noi fumiamo insieme. Il fumo starà sopra di noi. Qui bisognerebbe spiegare qualche cosa, no, sul fumo, che comunque è un rito importantissimo da tutte le popolazioni indiane, non dico altro. Voglio aggiungere una cosa, scusate. Prima che voi arrivaste, la signora Renata Canzone della Pioggia, nome indiano, Carnegini di cognome, ha fatto una piccola cerimonia di purificazione dell'aria secondo quello che facevano appunto i nativi d'America, diffondendo la salvia. Salvia? Poi lo dici. Passo, okay. Di nuovo, perché non è solo salvia, è salvia, cedro, lavanda. E quindi la salvia bandisce l'energia negativa, pensieri negativi, queste energie, sì. No? Sì. E il cedro equilibra il femminile e il maschile nella persona, e la lavanda porta bellezza. Quindi è una cerimonia che si fa sempre, in qualsiasi momento noi vogliamo fare qualsiasi cosa come cerimonia, anche vivere una vita come una cerimonia, ci puliamo, se tu vieni a casa mia è sopra il tavolo. Sì. Quindi, certo, allora, grazie. Dopo la passo. Sì, grazie, grazie. Ma così rientriamo meglio in questa atmosfera. Sì. Ci sentiamo più indiani allora. Sì. Grazie. Poesia Pony. È mio questo vasto paese. Gian Pietro ha voluto ascoltarlo, ma dopo gliela... stanno torturando il telefono. Sì, questa... Ricomincia lei. Questa è una poesia che ci coinvolge moltissimo. È mio questo strano, questo vasto paese. Questo è il titolo. Laggiù stanno andando, anche se strane disgrazie mi sono capitate, è ancora mio questo paese vasto. Potremmo immedesimarci con molta facilità in questo. Allora. Questa è dei Papago ed è il canto della sera. Canto della sera. Della sera. Lentamente il sole sta sparendo, è più lento nel suo tramontare. Neri pipistrelli s'avventeranno quando il sole sparirà, è tutto.
Gli spiriti dei bambini sono in basso, si muovono indietro e avanti, razzolano per gioco, tra ciuffi di bianche acque. È tutto. Questa mi piace particolarmente. Canto del corvo dalla coda nera. Viene dal sud-ovest e quindi una zona, cioè non è l'est, cioè il west diciamo, però la parte bassa. Non si sa comunque chi l'abbia scritta. Giù dalle case del mistero, giù dalle case del mistero e dalle mie corna soffiano i denti e le mie orecchie li raccolgono più forti. Io corsi tremante più avanti, perché archi e frecce mi perseguitavano. Molti archi erano nel mio sentiero. Quale cavallo può catturarmi? Il cavallo con la stella in fronte certamente guadagna su di me. Siamo qui in riposo insieme, cantando il canto dell'Oriente e il canto dell'Occidente. Sì, quindi perdono. Si perde tante traduzioni, sì. Purtroppo. Io le lingue, anche perché sono molte lingue queste, in realtà, molto diverse tra di loro, quindi è molto difficile riuscire. Sempre con i corvi, il canto del corvo. Questo invece viene dalla costa nord-occidentale, quindi Washington, ecco, stato di Washington. Quel corvo doveva essere un grande amico, discese sotto il mare. Allora trattennero il suo becco, andò attraverso la città per il suo becco. Quando gli fu dato, partì per volare fuori dalle porte. Egli volò con esso, ma certo, invece di pensare a se stesso, egli pensa come se dovesse bere. Dopo che tu hai fatto come egli ha fatto, tu puoi vagare per l'intero mondo. Presentarvi anche Gian Pietro Pizzo, che è l'ideatore di Fondamente. Siamo ideatori. Di Fondamente. Associazione di cultura politica Fondamente. È un'associazione che ha base qui dentro, ma non è l'unica cosa che ha base qui dentro. Sì. Sì. È aperto. Era fondamentali, sì. Fa, mi pareva. Sì, era un ciclo di letture. Mi ricordo, sì. Fondamenta. Sì. Questo è fondamento. Sì. Fondamenta era quella dei giudici. Ecco. Siamo nati come gruppo da bar delle fondamenta dell'Ormellini e poi abbiamo. Fondamente perché l'idea è lo spazio pubblico, stare negli spazi pubblici. Stasera è diventato indiano. Benissimo, è proprio questo lo spirito di questo. Lo spirito è essere un luogo in cui si accolgono le cose vive, le cose che hanno voglia di trasmettere, di comunicare, di produrre socialità. Beh, importante. Comincio io. Sì. Allora, intanto ringrazio che sono qua questa sera, ringrazio i signori Burchi e ringrazio l'associazione Fondamente. Io sono in un percorso che segue lo sciamanesimo degli indiani d'America ormai da 20 anni e sono, cioè, in Italia per il nostro percorso sono una sacra portatrice di pipa, come si dice, anch'io fumo la pipa, quindi come Giulio diceva prima, per noi il fumo non è il fumo, è il tabacco, è il collegamento diretto col grande spirito, per cui fumare la pipa vuol dire parlare direttamente col grande spirito, chiamiamolo grande spirito, Dio, quello che volete, cioè per noi non è una religione, non è collegato alla religione, perché per noi è importantissima la libertà individuale, quindi libertà, autonomia, indipendenza dell'individuo che tiri fuori da sé la sua potenzialità. Uno non può ingannarsi e dire no, non mi muovo, sono pigro, non ho coraggio. Deve mostrare, noi lo chiamiamo shining, lo splendore.
e quindi è la potenzialità che c'è dentro ognuno di noi. E in questa serata dedicata alla poesia, noi abbiamo una cerimonia che è proprio la Via Benedetta della Bellezza, e questa sera in una maniera più breve volevo portarvela qua, perché ognuno di voi in ogni momento, vi lascerò anche questo foglio, può leggerla per rinnovarsi, perché è un rinnovamento, un portare attenzione e focalizzazione anche a qualsiasi cosa si vuole iniziare di nuovo, anche se una persona dice va, che vita noiosa, eccetera. Leggendo questa poesia, questo con il cuore veramente, perché gli indiani in America soprattutto hanno una poesia che è legata al cuore, cioè l'apertura del cuore, la comunicazione da cuore a cuore, ed è improntata sulla bellezza individuale. E noi non ci pensiamo mai, noi occidentali cosiddetti, no? Siamo persone che siamo abituati a fare, fare, fare e a non fermarci mai. Mentre se possiamo fermarci potremo vedere la bellezza in tutte le cose che ci circondano, alberi, la piantina che nasce dall'asfalto, gli uccellini che cantano sulla finestra, e di conseguenza vuol dire fermati e onorati. E questo è quello che si vuol fare col cerimoniale. Io ve la passo così se potete farla girare e vediamo, dovrebbero bastare. Ho fatto una ventina. Facciamo così, così diventa più facile. Ok. Quindi mamma dopo... passa, passa mamma, passa tutto il gruppo, ti interviene uno e passa il gruppo. Grazie, sì. Mi dai gli occhiali adesso perché questi servono a me. Quindi mi veniva in mente prima quando sentivo che Giulio leggeva queste poesie, che c'è una bellissima poesia di un indiano che si chiama Oona, che è stupenda per questo periodo. Per noi questo è il quinto mondo dove siamo entrati adesso, non è più il quarto mondo, ma il 21-12-2012 siamo entrati in questo nuovo mondo, no? Di cui tante tradizioni parlano. E di conseguenza lui dice una cosa che è molto interessante, perché tutti noi sentiamo il movimento rapidissimo che c'è attorno a noi, tutto avviene velocemente, abbiamo capito Fibonacci, la sua sequenza in una maniera personale sul nostro corpo, perché tutto corre, corre tantissimo. Cioè io sono nata, mi ricordo la vicina che stirava ancora con le braci dentro, e adesso abbiamo gli armadi che stirano i vestiti dentro, cioè abbiamo fatto delle cose incredibili, e di conseguenza tutto sta correndo e questo va a incidere, a impattare sul nostro corpo. E questo indiano dice questo: siccome possiamo avere paura, dice non è più il tempo del lupo solitario. Questo, non puoi più stare sulla riva del fiume aggrappato perché hai paura di buttarti sul flusso. Questo è un momento che tu devi correre con la corrente del fiume. E questo trovo che è veramente adatto per questo momento in cui tutto corre e noi magari ci tiriamo indietro, e questo impatta il fisico, ci si ammala più spesso. E di conseguenza quello che bisogna fare è prendere una barchetta, andare in mezzo e correre con la corrente, andare. Lasciarsi andare. Questa allora è la preghiera Navajo, che io vorrei che ognuno di noi adesso la leggesse insieme a voce alta con me, perché è l'unica maniera che la possiamo veramente molto tranquillamente, e la leggiamo. Grande Spirito, che io possa camminare in bellezza, affinché io possa essere parte della bellezza grande. Grande Spirito, che io possa camminare in bellezza, possa la bellezza essere alla mia sinistra, affinché la possa ricevere bellezza attraverso la mia donna interiore. Grande Spirito, che io possa camminare in bellezza, possa la bellezza essere alla mia destra, affinché io possa dare bellezza attraverso il mio uomo interiore. Grande Spirito, che io possa camminare in bellezza, possa la bellezza essere dentro di me, affinché io possa lasciare tracce di bellezza. Grande Spirito, che io possa camminare in bellezza, possa io toccare me stesso, la vita e tutti gli altri di bellezza, e io possa comunicare la via benedetta della bellezza. Grande Spirito, che io possa camminare in bellezza, questo è ciò che chiedo,
Questo è il parlato. Quindi quello che voi sentite qui è che per gli indiani d'America, diciamo, sono degli, non sembrano delle persone così evolute, ma ci sono fra di loro dei maestri veramente molto avanzati e illuminati, o ci sono stati, e fa riferimento a questa parte, noi diciamo la mezza mela, noi dentro abbiamo queste due parti, femminile e maschile. La sinistra, no? Quando io ho passato lo smudge prima, adesso ve lo passo, sono salita dalla parte sinistra perché è la ricettiva e sono scesa per la parte destra che è la parte attiva, maschile, e sono salita poi nel centro del corpo per equilibrare, no? L'aura, diciamo così. E quindi quando fa riferimento alla mia sinistra, perché alla sinistra c'è il ricevere, la parte femminile, e quindi per una donna, la donna avrà la sua parte maschile e un uomo avrà la sua parte femminile, a cui chiedere aiuto quando le cose non vanno molto bene o uno si trova troppo nel vittimismo o troppo nel dominare, così può trovare di nuovo equilibrio. Questo è quanto dice questa. Bellissima. Bene, e in questa giornata ha completato anche il senso della poesia mondiale. Sì. In tutti i sensi, quindi di ogni popolo, di ogni mentalità, usi e costumi che si possono trovare sulla faccia della terra. È importante che ci sia questo senso spirituale della poesia. Sì, ringrazio di questa dimostrazione. Grazie a lei dell'ospitalità. Io passo questo smaggio così potete, se avete piacere, adesso non lo so. L'anno scorso è stato fatto un incontro al Forte Marghera dove c'era un gruppo di persone, c'è un'associazione culturale che si interessa agli indiani d'America. Io assistevo, sono stato partecipe e abbiamo cantato alcuni testi poetici, penso, sono stati cantati. E questi personaggi che organizzano appunto gli incontri vivono spesso con gli indiani d'America durante il periodo estivo, vanno in America e stanno assieme alla tribù, e è stato bello. Poi abbiamo danzato tutti in cerchio e abbiamo cantato una specie di, come si dice, di iniziazione, no? Tutti assieme. Ah, sì, sì. E abbiamo ballato e tutti in cerchio. Io non, un po' come fanno i romeni quando danzano la danza delle ore, insomma, una roba del genere. Ecco. Se vuoi presentarti, Gianfranco. Ah, io sono il più povero diavolo di questo mondo, sono un imbecille totale, sono stato anche bocciato a scuola e qualche volta promosso anche con 30 e lode. Bene, bene. Sono comunque un fanatico della poesia, diciamo così, e ho sempre preso botte in faccia da tutti, pugnalate alle spalle, però due corazze che mi proteggono e anche un bel elmo, no? Qualcuno mi ha rubato, non mi hanno mai rubato lo spirito, mi hanno rubato le associazioni, non sono mai finiti in prigione neanche agli arresti domiciliari, però io dico, sono stato contento tutto sommato. E ringrazio anche coloro che mi hanno fatto del male, perché così ho potuto verificare quanto idioti siano le persone quando appunto non si comportano bene e distruggono anche una città come Venezia, con i loro caratteri, con i loro impulsi, con la loro negatività. Comunque pace a tutti, anche ai demoniaci, ai cattivi, ai buoni, ai rigorosi, ai laureati, alle donne che puliscono e le toilette, eccetera. Io sono comunque contento di questa serata, scusatemi perché sono a volte anche un po' così demoniaco e quantomeno catastrofico, no? E vi ringrazio. Grazie a te. Posso leggere una poesia che ho trovato così un po' casualmente, facendo delle ricerche online? Ormai la rete è anche tutto sommato utile in momenti in cui magari non ci sono le adeguate conoscenze in relazione anche a questi aspetti, anche dei nativi americani. Fra l'altro, effettivamente, questo tipo di manifestazioni, secondo me, è interessante perché
vanno al di là di aspetti letterari, cioè non c'è una, c'è proprio questo senso proprio di cercare di quasi dichiaramente di entrare nello spirito dei popoli. Vico era anche effettivamente aveva già intuito bene questi aspetti che poi forse sono stati trascurati anche dal mondo accademico, tutto sommato. Quindi entrare nello spirito è importante per proprio cogliere l'origine, quindi al di là anche di un'essenza così un po' svilire questa manifestazione in senso di un canto così, che può essere un'espressione appunto anonima, ma proprio per questo anche molto più importante di quello che è un protagonismo che delle volte anche effettivamente lascia il tempo che trova nelle diverse manifestazioni che si trovano anche a condividere negli ambienti più accademici e letterari, no? Ecco, c'è questa poesia, voi sicuramente conoscerete meglio di me, di questo capo indiano, Tecumseh, questo capo Tecumseh che è morto nel 1813, è considerato un grande statista, un eroe fra l'altro tra gli indiani, di questa tribù che io non conosco neanche, questa Shawnee, scusi, grazie, quindi all'inglese, Shawnee, che poi lui è considerato anche fra i padri della nascita anche della nazione canadese, se non sbaglio, proprio perché non ha avuto anche delle vicissitudini proprio nelle guerre e nelle battaglie che si giocavano dei ruoli anche per quanto riguarda la nascita delle nazioni del Nord America. Ecco, tra l'altro Tecumseh, non so se lo pronuncio bene, significherebbe stella cadente oppure cometa fiammeggiante oppure puma che balza oppure anche puma in agguato. Vabbè, vivi la tua vita, questa è la poesia, andiamo dunque. Vivi la tua vita in maniera tale che la paura della morte non possa mai entrare nel tuo cuore. Non attaccare nessuno per la sua religione. Rispetta le idee degli altri e chiedi che essi rispettino le tue. Ama la tua vita, migliora la tua vita. Abbellisci le cose che essa ti dà. Cerca di vivere a lungo e di avere come scopo quello di servire il tuo popolo. Prepara una nobile canzone di morte per il giorno in cui ti incamminerai verso la grande separazione. Rivolgi sempre una parola o un saluto quando incontri un amico, anche se straniero, in un posto solitario. Mostra rispetto per tutte le persone e non umiliarti davanti a nessuno. Quando ti svegli al mattino, ringrazia per il cibo e per la gioia della vita. Se non trovi nessun motivo per ringraziare, la colpa giace solo in te stesso. Non abusare di niente e di nessuno. Per farlo cambia le cose sagge in quelle sciocche e priva lo spirito delle sue visioni. Quando arriverà il tuo momento di morire, non essere come quelli i cui cuori sono pieni di paura. E quando arriverà il loro momento, essi piangeranno e pregheranno per avere un altro poco di tempo per vivere la loro vita in maniera diversa. Canta la tua canzone della morte e muori come un eroe che sta tornando a casa. Bellissima. È la poesia dei principi umani. Bellissima. Beh, grazie Renata di averci illustrato. Adesso avrete la Scusate, ma oggi era proprio la giornata. Scusate la mia voce, ma sono passando di palo in frasca. Fare lo smudge. Questo si chiama smudge, sì. Così lo dico al signore che è arrivato adesso, così siamo tutti purificati. Ah, sentivo che c'era livello già purificato. Ma non la salvia nostra, perché la salvia nostra sa fa la roccia. Questa è quella della salvia lavanda, Salvia lavanda e cedro. Io, però non è la salvia nostra. No, è bianca. Io volevo aggiungere una cosa. Non volevo passare di palo in frasca, volevo solo aggiungere che gli indiani, la lingua degli indiani Navajo è servita agli americani per vincere la seconda guerra mondiale contro i giapponesi, perché veniva usata come codice segreto. E quindi si trasmettevano tra due indiani Navajo, hanno aiutato gli a Stati Uniti. I codici segreti, è una lingua che praticamente funzionava invece di un codice crittografato. Sì, perché, infatti. E infatti ne sono anche morti purtroppo parecchi in prima linea.
rituale delle forze cosmiche. Vedi i piani Omaha. Verso la parte dove nasce il sole è raccolta gente di ogni tipo e grandi animali di ogni tipo, proprio raccolti tutti insieme come gente. Anche gli insetti di ogni genere, proprio raccolti là tutti insieme. Da quali mezzi o modi non sappiamo. Veramente uno solo di tutti questi era il più grande, ispirato tutti i pensieri, la grande roccia bianca, che si erge tanto alta come i cieli, avvolta nella nebbia, proprio alta come i cieli. Così i miei piccoli parleranno di me, tanto a lungo quanto viaggeranno sul sentiero della vita. Essi così parleranno di me. Tali erano le parole, è stato detto. Poi, prossimo della fila, tu, maschio della gru, stavi col tuo lungo becco e il tuo collo, lungo più di tutti. Là, con il tuo becco, tu colpisti la terra. Questa sarà la leggenda del popolo antico, del popolo rosso. Così i miei piccoli parleranno di me. Poi nella fila stava il maschio del lupo grigio, il cui urlo, sebbene messo senza sforzo, faceva veramente tremare la terra, tremare anche la stalla di terra. Tale sarà la leggenda del popolo. Poi nella fila stava Ega, la poiana, con il suo collo rosso. Stava con calma, le grandi ali spiegate, lasciando che il calore del sole raddrizzasse le sue penne. Lentamente mosse le ali, poi si lanciò avanti, benché con sforzo, dispiegando così una potenza, dono di Waka Ponga, che spesso raccontano i vecchi nei loro discorsi. Canto della creazione da parte del mago della terra. Il mago della terra crea questo mondo. Vedi cosa può fare? Tondo e liscio lo modella. Vedi cosa può fare? Il mago della terra fa le montagne. Attento a cosa ha da dire. Egli è colui che fa gli altopiani. Attento a cosa ha da dire, il mago della terra crea questo mondo. Il mago della terra fa le sue montagne, le fa più grandi, più grandi, più grandi. Alla terra guarda il mago e può vedere nelle sue montagne. Ho fatto il sole, lasciandolo in alto, nelle quattro direzioni. All'est lo lanciai per seguire il suo corso destinato. Ho fatto la luna, lanciandola in alto nelle quattro direzioni. A est lo lanciai per seguire il suo corso destinato. Ho fatto le stelle sopra la terra, io le lanciai. Su tutte le cose che ho fatto, le posi perché dessero luce. Ditemi quando volete che succeda. Sì, sono pregne, diciamo, questo sentimento per la natura, l'animismo e la, cioè, chiamarla religione è molto riduttivo, direi, la pratica, ecco, degli indiani americani, insomma, come di tanti altri popoli, quasi tutti i popoli tribali sono animistici
e come direbbe una persona che conosco io, animici, nel senso di portatori di anima, vista non in un'ottica religiosa, perché voglio precisarlo, ma vista in un'ottica di energia. No, a questo proposito, no, scusa se intervengo, sì. La giornata è nata 25 anni fa, il 2 ottobre, perché il 2 ottobre è la ricorrenza dei Santi Angeli Custodi. E quindi ci sono appunto, ovviamente questo non credo che vada interpretato in senso New Age, ma effettivamente la religione secondo me è offensivo nei loro confronti, perché lo chiamiamo, scusa, anche con orgoglio si chiamano Pepperoni. Sì, infatti, c'erano delle dichiarazioni, questo è Bianchi, appunto, invasori. Ecco, però effettivamente. Ma effettivamente è interessante questo rapporto con, penso che con lo sciamanismo, o sciamanesimo che dir si voglia, che è stato anche indagato in maniera, anche fino, non so, da Zolla, tutto sommato si era addentrato in questi aspetti. Grazie anche a sua moglie, grazie a Marchianò, effettivamente ci furono anche dei chiarimenti. Quindi effettivamente gli argomenti sono interessanti da sviluppare in questa naturalezza che assume anche la poesia in considerazione anche a questi aspetti. Vabbè, sugli angeli non occorre insistere con Rilke o anche con lo stesso nostro sindaco, ma era difficile l'angelo necessario di Massimo Cacciari. Però effettivamente ci sono aspetti che per fortuna ci collegano a questi sviluppi. No, scusami, non volevo. Però è stata una precisazione. La prima volta è uscito è molto complicato, c'era anche un centro dove siamo andati, un po' di quel sacerdote, che si occupava di angelologia proprio. Lo studio degli angeli, quindi anche all'interno del cristianesimo sviluppato in maniera adeguata. Insomma. È esistente questo spirito. Da tutti i popoli, anche senza parlare la stessa lingua, hanno lingue diverse, ma la sostanza è quella. Si deve leggere. Sì. Del resto gli angeli sono uno dei nostri archetipi che contraddistinguono tutte le etnie del mondo. Ho detto etnie volutamente perché gli indiani d'America, gli angeli. Per dire razze. Prego. Gli indiani d'America, gli angeli si chiamano Cacina e i Cacina sono rappresentati a volte in una maniera paurosa perché li mettono come con delle scatole sulla testa, però sono Cacina Donna Bisonte Bianco, Cacina Cacina della pioggia, Cacina Corvo, Cacina, tantissimi tipi. E questi sono i maestri, oltre che essere angeli, sono anche i maestri del sogno. Quindi si chiamano per avere chiarimenti, come dire, nel sogno, sognare in una maniera più lucida, per non essere lì a sognare e dire vado perché tanto il sogno mi porta, ma diventare maestri nel comandare il sogno, a risolvere la vita attuale, no? Uno ha un problema, se nel sogno riesce a guidare il sogno, risolve anche il suo problema in un certo il senso. Sogno lucido noi lo chiamiamo. Mi fa molto piacere sentire parlare di questa giornata, cioè, degli angeli custodi. Non era facile scegliere il momento di fare la giornata mondiale della poesia. Appunto è stato scelto anche in grazie a questa. E se il nostro angelo custode fosse il demonio, come la mettiamo? Punto di domanda. Quella la mettiamo lo stesso. Tutti voi. Si mette lo stesso. Ecco. Ognuno di noi può scegliere. Sono bianco o nero. Lo stesso. Purtroppo c'è anche questo da dire. Io non lo so, ma qualche volta mi trovo in comunità, mi trovo vicino io a quelle idee là e dico ma perché hai sofferto tantissimo, perché ti condannano tutti? Sì, non bisogna seguire il male, però bisogna anche capire però come mai certe cose. Parliamo uno alla volta magari. Sì. Leggere un'altra poesia che se prima avevamo toccato il concetto del tabacco, della pipa, per gli indiani c'è anche una cosa estremamente importante, anche per gli africani e anche per altri posti, ma la pioggia. La pioggia è uno dei
e quindi un canto della pioggia che e, sono io è appunto canzone della pioggia. Questo è Apache, quindi già, o Apache, come Apache in realtà è, sarebbe francesizzato, in realtà sarebbe Apache. Le nubi stanno ad oriente e si avvicinano, piove lontano. Ora piove qui e il tuono rotola. Le montagne verdi sono terribili con le nubi. Da questo tuono il villaggio di Achim è scosso. L'acqua cadrà nel torrente e io galleggerò sull'acqua. Dopo il grano maturerà nel campo. Chiuso all'ovest il grande oceano sta cantando. Le onde rotolano verso di me, coperte da molte nubi. Anche qui capto il suono. La terra è tremante sotto di me. Odo un profondo brontolio. Una nube canta sulla sommità della montagna sempreverde. Una nube sta ancora sulla montagna, sulla sommità della montagna sempreverde. Piove e tuona lassù, piove qui. Sotto la montagna i fiori del grano tremano. Sotto la montagna le tenere spighe del grano scintillano. Adesso termino perché non ci vedo molto bene con questo. In più proprio oggi vabbè. Però questa ve la voglio leggere perché mi è piaciuta veramente tanto. E sono 4 righe, quindi insomma, sarò breve. Quindi. Mi è piaciuta, l'ho trovata una cosa, se la trovo naturalmente. Perché i posti hanno un grosso difetto. E sono tutti gialli e quindi non è che sì, se non c'è silver, però bisogna avere una, siccome il colore, parlando di archetipi, è la nostra, il punto di riferimento più facile, quelli gialli servirebbero se su ognuno uno prendesse una punta, no? Sono dei segnalibri sul cielo. Allora, canto dello scalo. Mi meraviglio, si è umiliata la donna Sioux, perché l'ho scotennata. Ah, cose incomprensibili. Grazie. Restituisco questo il tomo. Grazie. È un'occasione. Adesso però puoi togliere tutti i posti. Tragico. E lascia la fine. Ma nella semplicità. Cioè, sì, sì. Ve lo immaginate questi scenari? Come mai? Ma perché se cosa c'è? Sono scotternata, va bene, va. Se qualcuno vuole intervenire con qualcosa, ha qualcosa da dire riguardo. Due parole dalla Sardegna, qualcosa, le tue impressioni. Visto che anche lei scrive poesie e ci interessa d'arte. È girato il mondo. Io, il mio nome è Tina Maria Marocchio, sono qua perché sto esponendo con una mia mostra di installazione e fotografia a Mestre, è una mostra che chiuderà domani, sarà l'ultimo giorno. Un po' di voce. Parlo a voce bassa perché se no poi smuovo troppo il mio angelo custode che non è dormito. No, forse è un pensiero appunto riguardo l'angelo custode, che credo che appunto comunque viva dentro ognuno di noi, e molto spesso però non lo ascoltiamo perché siamo talmente presi dalla nostra vita quotidiana, no? E quindi dalle cose di tutti i giorni abbastanza terrene che ce lo perdiamo per strada. Quindi, e credo che però sia una parte fondamentale, proprio perché è la parte che probabilmente un giorno vivrà. E non mentre noi ce ne andremo. Quindi credo che oggi sia, e sono qui devo dire, perché insomma, a parte che appunto ho avuto l'invito del professor Chinellato, ma sono qui proprio per questo motivo, perché probabilmente magari mi sarei persa, no, per le strade di Venezia. Quindi grazie per ma grazie per questa soprattutto all'attenzione di questa cosa, che effettivamente è risultata positiva, io vedo qua.
questa sera, proprio grazie agli angeli custodi, che non è facile trovare il punto giusto della giornata anche in mezzo ai 365 giorni dell'anno. Ecco, bisognava trovare qualcosa di questo genere, sì, per la giornata della poesia, che poi è di tutti. Infatti la poesia è per tutti i popoli, per tutti gli umani, non è la lingua parlata o quello che è, ma è il pensiero che ci unisce tutti. Ecco, scusatemi un attimo, volevo, a proposito, faccio parte anch'io di questa associazione di poesia 2 ottobre, non sono stato il fondatore, comunque sono stato uno dei primi aderenti, e poi con il tempo diremo, mi hanno conferito un incarico di vicepresidenza. E volevo indicare una cosa importante anche per chi appunto non è in grado e non conosce questa situazione, che l'Associazione di Poesia d'Ottobre è la 25ª manifestazione di poesia, e quindi diciamo che la giornata mondiale della poesia è nata appunto anche prima del 25esimo, perché ci sono dei documenti notarili e poi addirittura la Camera di Commercio ci ha depositato un logo con l'angiolello e con appunto simbolo eccetera della poesia. Quindi, e avevamo anche l'appoggio del club dell'UNESCO, quindi l'associazione è nata, diremo, diciamo solo 25 anni di manifestazioni. E poi precedentemente comunque c'erano stati degli incontri sempre per questa cosa. Successivamente nel tempo è stata creata la giornata mondiale della poesia del 21 marzo. Dico, tutti possono creare giornate mondiali della poesia, perché non è certamente l'associazione di poesia 2 ottobre. Però secondo me c'è qualcosa che non va, perché se io fondo l'associazione Venezia Fondamente e poi c'è un altro che mi fonda la stessa associazione Venezia Fondamente una decina d'anni dopo, direi che non è del tutto corretto. Quindi per me tante persone non sono state informate, non sanno che la vera giornata mondiale della poesia è nata, diciamo, mettiamo 25 anni fa, con tanto di notaio, con depositato, eccetera, con documentazione legale. Ecco, quindi è un po' di cattivo gusto quello di rifondare, o quantomeno di non avere, essersi accorti che c'era prima un'altra associazione, quindi ecco, non sarebbe forse, neanche possibile. Questo è molto grave, secondo me è molto grave. Ecco, io ringrazio Gianfrancesco, sono stato Gianfrancesco e mio papà effettivamente a promuovere questa diciamo promozione della giornata mondiale della poesia, una promozione, perché effettivamente le cose sono nate con molta discrezione, proprio lontana anche forse da un certo uso mediatico che di solito invece si adotta per spingere e promuovere ulteriormente, e anche ovviamente scarsi risorse economiche che consentono altri tipi di sviluppo ovviamente, no? Però diciamo che dello sviluppo della tradizione, dell'origine del popolo eccetera, dei popoli, della poesia dei popoli, e ovviamente che non hanno effettivamente indicazioni e riferimenti a dei chiari nomi. Però in questo caso Davide Maria Turoldo, un grande religioso e un grande poeta, effettivamente, no? Penso che sia per tutti tale, no? Serio? In quell'occasione fu coinvolto l'UNESCO e mio padre promosse in quell'occasione proprio passare il testimone per riuscire praticamente a sviluppare questa idea. E l'UNESCO invece poi prese un'altra strada, cambiando la data della giornata mondiale del poesia, sì, ma 10 anni dopo però diciamo in concomitanza era stata informata, perché è stata informata a Parigi, non solo il club dell'UNESCO, no, avviene dopo a Parigi, sì. Sempre no, ma però seguendo le nostre direttive, sì, diciamo, sì, ecco, sì, il nostro sistema, sì, ecco. E quindi praticamente poi nel 95 fu dedicata a un altro poeta, Mario Luzi, che diventò anche, fu organizzata dal gabinetto BSE di Firenze, fu una bella manifestazione, Luzi aderì, però effettivamente l'idea di promuovere una, diciamo, di promuovere la poesia anziché i poeti delle volte è molto complicato, è perché vero, è un'idea che secondo me è molto attuale, sì, fra l'altro, nel
tornare anche a un discorso che ovviamente oggi si settorizza anche attraverso le differenze oltre che geografiche, spaziali, anche dal punto di vista cronologico, passato, presente, futuro. Quindi si insiste un po' troppo, si abusa del termine contemporaneo, che è giustissimo anche puntare al presente, a quelli che vivono e che contribuiscono a dare praticamente una loro presente. Quello che è estremamente grave, quello che è estremamente grave, che un presidente onorario dell'Associazione di Poesia 2 Ottobre, Mario Luzzi, nostro presidente onorario, festeggiato al VSE, abbia poi sia stato uno dei fondatori della giornata mondiale della poesia del 21 marzo. Questa non è una cosa rigorosa, perché se io faccio parte di un'associazione, sono addirittura presidente onorario, non riesco a capire e a comprendere che devo rimanere in quella associazione, in quella dimensione, e dopo invece vado a fondare con altri. È questo che io non condivido. Vabbè, grazie per questi chiarimenti che sono importanti. Non condivido assolutamente queste cose. Devo avere il massimo rispetto. In Italia, insomma, le fondazioni, Alfano, si capisce che anche delle cose si fondano, si rifondano. Sì, ma devono corrispondere. Devo avere il massimo rispetto per origine importante. Non posso accettare una cosa. Certo, certo. L'origine è sempre importante. Per finire il discorso, si ritorna Teatrini. Forse nell'arte, come penso in tutti i settori nella culturale, della cultura, si insiste un po' troppo ancora, ed è una situazione critica. Scusate un momento, in un riferimento autoreferenziale, che è importante, perché ovviamente ognuno è anche autore, però va un po' amalgamata in un contesto per pensare più a un'opera. Non so come nel Medioevo, anche se non è anacronistico questo pensare al Medioevo. Il Medioevo ha fatto delle cose, e fra l'altro c'è un Umberto Eco che ha attinto moltissimo al Medioevo, ed è uno che è riuscito ad affermarsi anche ovviamente come autore, no? Voglio dire, forse sono i libri più venduti al mondo, sono quelli di Umberto Eco, no? Ecco, però effettivamente questo, ci sono degli studiosi, degli storici, e qui il professor Pirini magari può correggermi anche, che, per esempio, gli storici francesi come Jacques Le Goff, come Georges Duby, come veramente che sono Faucillon, che sono straordinari, hanno anticipato anche quello che poi ha sviluppato in maniera narrativa, secondo me, Umberto Eco, partendo dai suoi studi su San Tommaso, sulla sua tesi, eccetera. Per cui effettivamente questo discorso sul contemporaneo, che effettivamente punta troppo a una, diciamo, un interesse personale, prioritariamente rispetto a quello che si fa realmente all'opera, è veramente sta determinando una situazione critica anche nella situazione culturale italiana, che ovviamente non è soltanto uno strumento per arricchirsi o farsi soldi e avere gloria, in sostanza, ma trovate in un contesto sociale, politico, secondo me anche, che deve da incidere in maniera diversa, proprio a livello anche proprio di gestione anche delle accademie, delle università, che sono fortemente in crisi, anche proprio per questi motivi, secondo il mio punto di vista. È difficile, quindi effettivamente il contemporaneo aveva bisogno. C'è bisogno della poesia, non c'è dubbio. Dell'angelo custode. Io penso che sia molto bella una cosa, cioè proprio questo leggere assieme ad alta voce la poesia, probabilmente la ritroviamo la forza della poesia, perché purtroppo questa lettura, che ormai è quasi tutta personalizzata, tutta intimista, è per molti aspetti, a mio avviso, questo è il mio modo di sentirla, una negazione della vera dimensione della poesia, che invece è qualcosa che deve essere alta voce e assieme. Se ci fosse questa possibilità, sarebbe opportuna, anzi, che fosse prima letta e quindi anche darle un certo grado, ecco, alla poesia, proprio nell'insieme, non nel se stesso che la fa. Sarebbe molto opportuno anche questo gioco, diciamo, di lettura collettiva della poesia. Questo è uno spazio in cui noi abbiamo cominciato anche a raccogliere, ospitare momenti per esempio, di poesia, quindi lo possiamo sicuramente fare se ne avete voglia. Vedete, qui c'è Verità di uno di Diego Valeri, che è una bella verità, però dopo deve essere
globalizzata anche questa cosa. Come può essere globalizzata? Soltanto con la conoscenza, soltanto con l'apprezzamento, soltanto con la serietà di una data cosa che si vuole fare, questo è il punto della poesia. Perché se vogliamo soltanto fare la poesia per sembrare belli agli altri, diventa una sciocchezza, questo è il punto, vero? Quindi dovremmo, o si potrebbe fare così se si fosse d'accordo, ma a un certo momento nella collettività cosa succede? Io faccio la poesia, no, ecco, succede questa antinomia tra persone stesse, si possono, non dico odiare, ma si potrebbero contrapporre se ci fosse una possibilità di contraddittorio, di parlarsi, di crescere di più di un punto tutti e due, per esempio, questo sarebbe il punto. E la poesia dovrebbe portare a queste conclusioni. Quella che si è letta oggi della poesia indiana è molto importante. Beh, prossime non lo so quelle che saranno, ad ogni modo non le enumero quelle che abbiamo già fatto, perché sono, questa è la 25esima, quindi sono state fatte anche soprattutto quelle degli eschimesi all'inizio, grazie sempre a Silvio Zavatti, che aveva raccolto le poesie. Silvio Zavatti non so se fosse un poeta conclamato, ma era un uomo di cultura conclamata. Posso fare una proposta, perché ultimamente sto sentendo di parlare, poi condivido totalmente questa cosa dei poeti, io ci ho avuto a che fare con poeti. Preferirei veramente la poesia senza poeti, se fosse possibile, ma non perché è vero, no, si odiano pure tra loro, se vogliono male, io sono, tu sei. Ecco. Poi magari scrivono anche bellissime poesie, poi sono anche magari autori di bellissime poesie, però questo elemento autoriale, che ha una sua storia, perlomeno nella tradizione occidentale, post-medievale, è effettivamente qualcosa di spesso sgradevole. Allora lancio una proposta, visto che siamo qui nella Casa dei Mori, si potrebbe fare provare a fare per esempio una serata, un pomeriggio in cui ciascuno porta le proprie poesie, non quelle che ha scritto, anzi quelle che condivide segretamente il voto segretamente. Magari anche un poeta che uno odia, più odio D'Annunzio, per esempio, però sentito. Vuoi leggere D'Annunzio? No, però magari sentito da uno che lo ama. Io penso questa cosa del, per esempio, anche del superare questo specialismo del lettore, no? Che ci sono quelli che sanno leggere, quelli che non sanno leggere. No, non è vero. Tutti, cioè voglio dire, la poesia è voce, no? Ed è voce, ed è qualcosa che deve uscire. La poesia è un fatto proprio soggettivo molto importante, che comprende anche tutto il contesto di altre persone, tutte le altre persone, e questo non è facile, contribuire con se stesso agli altri. Il senso della poesia è il senso anche di insegnamento a crescere insieme, e non è facile, spesso ci viene insegnato in tante maniere. La poesia cos'è? La grandezza dell'uomo, la grandezza di qua, ma invece è una cosa semplice, una cosa proprio umanissima, forse la più umana di tutte, e perciò forse la più intelligente di tutte. No, io questa cosa che propone Claudio mi sembra molto interessante, anche perché è facile da organizzare. E poi questa, però dobbiamo riuscire magari a comunicarla appunto con questa cosa delle le mie poesie, le tue poesie, le nostre poesie, cioè questa dimensione anche di. E questa è la giornata mondiale della poesia, ha questo scopo principalmente, perché si parla. Diciamo però che c'è un discorso, ancora siamo legati a una fase dilettantesca, cioè la maggioranza dei poeti puntano sulle proprie poesie, scusate, quantomeno parlano e dicono io ho vinto il primo premio, quell'altro ha vinto l'altro premio, e quindi si arriva poi alle discussioni, e queste cose sono state fatte migliaia di volte, organizzate anche da me qua a Venezia, e devo dire che ci sono state delle serate piacevoli, però dopo alla fine tutto è finito. Beh, ma noi qui non litighiamo, tutto è finito così. Ma c'è un fraintendimento, non si parla della poesia scritta, quello che legge, ma signora legge la poesia. Ecco, no, addirittura direi che per tutela
eviterei come regola mettere quella che non possiamo leggere poesie proprie, scritte da noi, scritte da poesie che ci appartengono, no, la logica dell'appartenenza è quella in qualche modo del sentire queste poesie. L'assieme. Allora questo è importante perché possono essere invitati anche poeti, però non devono leggere la loro poesia, non leggere quelle degli altri. Non devono leggere. I poeti sono tremendi, imbrogliano, barano, sono convinti di quel caso di Gimignano e di parliamo uno alla volta per piacere. Proporrei una cosa come esercizio, quello che le poesie che proponiamo e che leggeremo siano poesie in cui non dichiariamo il poeta che le ha scritte, perché questo è un modo per far parlare il testo, l'opera, l'altro, anche. Poi se le riconosciamo, vabbè, bene, meglio. Ma siamo in un piccolo ambiente ancora. Però senza bisogno in qualche modo. Bisognerebbe espandersi in questo contesto. Noi ci proviamo da qui. Però cominciamo noi. Si parte da un posto. Le poesie del cuore, quelle che si chiamano. Non sarebbe una cattiva idea. Non dire chi le ha scritte. Quale sono state scelte? Va bene, organizziamo questa cosa. Scusa, voglio dire una cosa, io scusate. Parliamo in tutti. Sì, scusate, posso dire una cosa? Perché sennò qua, grazie a tutti quanti intanto della vostra collaborazione. Voglio dire, se siete interessati a organizzare qualcosa in questo spazio e volete ricevere, io parlo dal punto di vista puramente tecnico, volete ricevere le mail, le comunicazioni eccetera, noi di solito mettiamo appunto dove c'è quel foglio là, quella bacheca, mettiamo i nostri indirizzi mail e qualcuno di noi può, intanto si vede dentro la mailing list e poi ci possiamo comunicare vicendevolmente alcune cose. Diventa difficile se comunque io comincio a dare, vabbè che tu ce l'hai, ma comunque Gianfranco scrivilo là, grazie. Facciamo un brindisi alla poesia. Sì. Come si chiama? Un po' di vino rosso.